Abbiamo sempre trattato smartphone abbastanza particolari, magari un po' meno in quest'ultimo periodo, soprattutto qui su YouTube, ma se andate a guardare bene sul sito, beh, troverete diverse recensioni, anche recenti, di telefoni che non fanno sempre riferimento ai soliti marchi, come possono essere Xiaomi, Realme, Huawei e quant'altro. Fra tutti i brand meno blasonati, diciamo perlomeno qui in Italia, continuiamo a trattare anche i dispositivi targati Doji, proprio come questo Doji S95 Pro. Si tratta dunque di un prodotto singolare, dedicato essenzialmente a tutti coloro siano alla ricerca di un prodotto robusto e funzionale, che abbia meno compromessi possibili. Oltre a tutto questo però presenta anche un concept interessante. Non è la prima volta che vediamo una soluzione di questo tipo su uno smartphone del genere, ma sinceramente non voglio ancora spoilerarvi di che cosa si tratta. Ma scusa, c'è scritto nel titolo! Se diamo un'occhiata al design di questo smartphone, non troviamo nulla che in realtà lo differenzi rispetto a tanti altri prodotti concorrenti. Come di consueto, quindi, troviamo una scocca in plastica davvero molto resistente, che anche in condizioni ambientali eccezionali dovrebbe resistere senza alcun problema. Qui troviamo infatti varie certificazioni, non solo contro acqua e polvere, come potrebbe essere la classica IP68, ma anche contro le temperature estreme, le cadute e vari altri parametri ambientali che di fatto gli sono valsi la certificazione militare. Questo ovviamente va anche a discapito della maneggevolezza, perché comunque siamo di fronte ad un prodotto che misura una lunghezza di ben 168 mm con un peso di 285 grammi che vi assicuro anche dopo diversi giorni di utilizzo si fa assolutamente sentire. Nonostante questo l'azienda, diciamo, sembra non aver voluto rinunciare quasi a nulla a livello hardware, introducendo anche alcune soluzioni che non sempre vediamo su prodotti di questo tipo. Oltre a tutte le varie componenti che troviamo sulla maggior parte degli smartphone in commercio, che non appartengono anche a questa categoria dei rugged phone, beh, abbiamo un tasto programmabile che quindi può svolgere diverse funzioni, così come dei pin magnetici posti sul retro che vengono utilizzati principalmente per connettere diversi moduli, in particolar modo due accessori principali. Abbiamo da una parte un modulo dedicato all'audio, che quindi trasforma, diciamo, questo smartphone in un vero e proprio speaker, migliorando molto la qualità di questo telefono in tale comparto. Si tratta di un'unità che, una volta collegata al device, vi permette di trasferire la vostra musica su questi due altoparlanti in maniera davvero semplice e veloce. Questo accessorio presenta tra l'altro poi un tasto di accensione e spegnimento ed un ingresso USB di tipo C che viene sfruttato essenzialmente per ricaricare il prodotto. Al suo interno infatti trova spazio una batteria aggiuntiva che però, lo ripeto ancora una volta, serve solo per alimentare lo speaker. Nel caso in cui abbiate bisogno di una maggiore autonomia rispetto a quella garantita dal vostro telefono, beh, in questo caso potreste sfruttare il secondo modulo in dotazione, che integra proprio una batteria aggiuntiva da 3850 mAh. Se devo darvi però una mia opinione a riguardo, devo dirvi in tutta sincerità che non ho utilizzato molto spesso questo modulo aggiuntivo. Questo perché innanzitutto ho trovato davvero poco affidabile proprio a livello strutturale la connessione fra le due parti. Mi sarei aspettato infatti una resistenza maggiore, un po' come quella che abbiamo visto sui Motorola che montavano appunto questo tipo di soluzione, dove per staccare i singoli moduli bisognava applicare parecchia forza. Secondo punto che non mi ha, diciamo, convinto è la reale utilità di questo modulo, perché alla fine all'interno di questo telefono troviamo una batteria integrata da 5150 mAh che già con un utilizzo stressante vi permette di superare un'intera giornata lavorativa. Nel caso in cui lo utilizziate in maniera più blanda, dunque, potreste raggiungere tranquillamente anche due giorni di utilizzo completi senza davvero nessun problema. Tornando a bomba su questo S95 Pro, vediamo come sia dotato di un display da 6.3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Si tratta di un IPS, ci tengo subito a precisarlo, però devo dire sinceramente che su un prodotto di questo tipo
questa unità non si è rivelata poi essere neanche così malvagia. Non abbiamo colori molto accesi o ricchi di contrasto, ma comunque la resa generale è più che accettabile. Diciamo che i problemi maggiori vengono fuori in esterna, dove la luminosità massima di questo dispositivo non riesce a garantirci una visione ottimale dello schermo sotto la luce diretta del sole, e a questo poi si unisce anche un trattamento oleofobico del vetro frontale che è assolutamente inesistente e che quindi non fa altro che peggiorare le cose. Sempre rimanendo in tema, devo dire però che la luminosità minima di notte, l'ho trovata un po' troppo elevata, anche aggiungendo tutte quelle funzioni di protezione della vista, quindi della salvaguardia appunto della nostra salute, le cose non sono andate assolutamente meglio. Come potete vedere, comunque le cornici non sono neanche state ottimizzate più di tanto su questo dispositivo, ma devo dire che diciamo è una cosa che accetto questa, soprattutto su un telefono del genere, perché comunque mettere un display molto ampio che vada quasi a filo con la scocca è un rischio, perché di fatto il vetro frontale su questi prodotti, ma come su tutti gli altri, è davvero una delle componenti più fragili, e quindi se dovesse toccare per terra magari rischierebbe di rompersi subito il pannello frontale. Ho apprezzato quindi in questo senso la scelta dell'azienda di voler rialzare la plastica che corre lungo tutti i bordi laterali proprio in corrispondenza dei quattro angoli principali del telefono, così da proteggere ancora meglio lo smartphone in caso di caduta. Davvero una finezza che in fin dei conti potrebbe salvargli la vita. A bordo comunque trova spazio un MediaTek Helio P90, quindi una soluzione octa-core con frequenza di clock pari a 2.2 GHz, accompagnata da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Quest'ultima poi può addirittura essere aumentata fino a 256 GB tramite micro SD, ma in questo caso dovrete rinunciare alla doppia nano SIM. Non avrete troppi problemi nel quotidiano dal punto di vista delle performance, sempre considerando che questo dispositivo non fa, diciamo, delle prestazioni il suo punto di forza. Nonostante questo, devo dire che comunque le applicazioni si aprono in maniera abbastanza veloce e non ho mai riscontrato troppi problemi relativi a crash improvvisi o freeze del sistema. Devo dire però che durante l'utilizzo del multitasking qualche criticità l'ho riscontrata, perché soprattutto quelle volte in cui ho voluto aprire un'applicazione magari più vecchia che avevo, diciamo, utilizzato qualche ora prima, ecco, il device non so per quale motivo ha mostrato qualche impuntamento di troppo. Non si tratta poi, come potrete immaginare, neanche di un'unità dedicata al gaming, anche se poi devo dire che alla fine con un titolo come Call of Duty Mobile, che diciamo richiede abbastanza risorse, ecco, sono riuscito a togliermi qualche soddisfazione, risultando comunque abbastanza fluido e veloce. Gioca a favore di questo device poi sicuramente anche il software, trovando a bordo una personalizzazione di Android 9 davvero blanda, che quindi permette a questo dispositivo di girare in maniera piuttosto fluida. Oltre tutte le applicazioni studiate ad hoc per questo prodotto, come possono essere la bussola, la livella e tanti altri strumenti pensati, diciamo, per il lavoro, ecco, non troviamo chissà quali altre impostazioni importanti o così diverse da Android stock. Dando un'occhiata alle impostazioni possiamo intravedere, diciamo, qualche voce diversa, delle traduzioni devo dire talvolta anche abbastanza discutibili, ma tutto sommato, andando poi al succo della questione, le impostazioni sono pressoché identiche a quelle a cui siamo sempre stati abituati. Tutto questo quindi contribuisce molto probabilmente a rendere anche molto bassi i consumi, perché poi alla fine, dopo un'intera giornata lavorativa, si riesce ancora a poter sfruttare un buon 30% di carica residua da portarsi fino a sera, e quindi, come detto anche in precedenza, con un utilizzo molto più blando, secondo me i 2 giorni si possono coprire tranquillamente. Vorrei parlarvi poi in maniera anche più approfondita del comparto fotografico, ma credo che in realtà lo farò solo marginalmente per 2 motivi principali. Questo stato di quarantena ha modificato molto il nostro modo di lavorare, soprattutto in merito alle recensioni, quindi questo ovviamente ha un risvolto negativo in tutto quello che vi porteremo su YouTube nelle prossime settimane, proprio a livello di recensione, così come anche sul sito. E quindi diciamo che in sintesi ho potuto veramente scattare pochissime foto con questo smartphone. Nonostante ciò, diciamo che in questo caso non si sono posti molti problemi sotto questo aspetto, perché devo dirvi sinceramente che la tripla camera a bordo di questo dispositivo, troviamo infatti un
sensore principale da 48 megapixel, un Sony IMX586. Ebbene, questa tripla camera è davvero pessima. O meglio, l'obiettivo è assolutamente di tutto rispetto, ci mancherebbe, ma quello che proprio non funziona è il software che va a gestire tutti questi sensori. Se diamo un'occhiata alla definizione dell'immagine, infatti, quindi a quanto è definita poi di fatto la foto, beh, qui troviamo una qualità abbastanza buona e non a caso. Tutte le cose peggiori però arrivano purtroppo quando ci si mette di mezzo il sistema, perché proprio per colpa sua non riusciremo ad ottenere una messa a fuoco fulminea neanche su un sensore di questo tipo. Con la lente grandangolare da 8 megapixel poi riusciremo ad ottenere solo degli scatti davvero pessimi che non sono assolutamente degni di nota. E poi infine il terzo sensore, diciamo che testandolo abbiamo potuto capire che non serve ad altro se non a calcolare la profondità di campo. Nel caso in cui foste comunque interessati a saperne di più sotto questo aspetto, qui sotto in descrizione trovate come sempre la nostra recensione testuale e quindi potete dargli tranquillamente un'occhiata. Abbiamo potuto provare poco lo smartphone anche in merito ad alcuni aspetti relativi principalmente alla connettività, come ad esempio il 4G, una rete che comunque si è dimostrata abbastanza affidabile anche in casa, dove è riuscita, diciamo, a prendere anche nei punti più critici. Nulla da dire poi di così negativo in merito alle chiamate, perché comunque dalla capsula auricolare si sente bene, sebbene dopo qualche decina di minuti si avverta quasi un suono di fondo un po' metallico, che comunque non disturba più di tanto la telefonata. Volevo solo concentrarmi un attimo, in ultima analisi, sul sistema di sblocco di questo dispositivo, che da un lato presenta un sensore di impronte posto sul frame destro, mentre dall'altra parte ci consente anche di poter sfruttare lo sblocco tramite riconoscimento del volto. Diciamo che sul primo metodo ho due dubbi in particolare. Il primo riguarda la posizione di questo sensore, che risiede secondo me troppo in basso rispetto alla superficie dello smartphone. Quando noi andiamo infatti ad impugnare il telefono, diciamo che il nostro pollice più o meno si posiziona proprio in corrispondenza del tasto di accensione spegnimento. E il secondo dubbio poi riguarda principalmente la velocità di sblocco, ma soprattutto l'affidabilità, perché riesce a riconoscere la nostra impronta circa 8 volte su 10. Con il Face Unlock invece, trattandosi diciamo di un metodo che sfrutta poi di fatto la scansione 2D del volto tramite la selfie camera da 16 megapixel, beh, diciamo che di notte praticamente risulta inaffidabile, perché non riesce a riconoscere molto bene il nostro volto neanche nel caso in cui decidessimo di attivare la luce ambientale, che di fatto spara la luminosità del display al massimo. Doji S95 Pro viene venduto attualmente anche su Amazon a partire da circa 399 euro, senza considerare però anche i due moduli aggiuntivi. Con questi infatti la cifra, diciamo, sale considerevolmente, arrivando a toccare i 499 euro. Non abbiamo ovviamente considerato poi anche altri store dove ovviamente i prezzi potrebbero essere differenti, ma comunque in ogni caso troverete all'interno dell'articolo testuale tutte le informazioni anche relative appunto al costo di questo dispositivo, ma diciamo che in sintesi, se potessi scegliere di acquistare magari anche solo uno dei due moduli, ecco, sicuramente mi porterei a casa, oltre allo smartphone, anche il modulo dedicato allo speaker. A livello generale però purtroppo credo che in questo momento non valga assolutamente la pena spendere tutti questi soldi per portarsi a casa il pacchetto completo. Questo rimane poi in fin dei conti uno dei migliori rugged phone in circolazione, anche perché tra i brand più blasonati non ci sono, diciamo appunto, dei prodotti che possono concorrere all'interno di questo settore, e quindi con tutti i compromessi di cui vi abbiamo parlato all'interno di questa recensione, ecco, questo sicuramente è una delle poche scelte che potete prendere in considerazione. A meno che però non abbiate proprio necessità di avere uno smartphone di questo tipo, magari per lavoro, ecco, io sinceramente mi concentrerei su qualcos'altro. Ma anche per questo video è tutto, quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale qualora non l'aveste già fatto, lasciate un bel like al video e poi seguiteci anche su tutti i nostri account social, in particolar modo Instagram e TikTok, dove siamo molto attivi. Noi quindi ci rivediamo ad un prossimo video, un saluto da Luca per gizchina.it.